Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e bentrovati con l'approfondimento. Il vaccino potrà annichilire il virus, ma non sana le piaghe economiche. Il governo sta pensando alle nuove misure da mettere in campo per venire incontro alle aziende e agli autonomi. Il 2021 si aprirà con un nuovo scostamento di bilancio per finanziare il decreto ristori numero 5, che sarà ribattezzato Salva Imprese, e ci sarà uno stanziamento da circa 1,5 miliardi per rafforzare misure come l'anno bianco, che esonera le partite IVA dal pagamento dei contributi previdenziali. Resta invece al palo la lotteria degli scontrini. Sarebbe dovuta partire il 1° gennaio, ma con ogni probabilità vedrà la luce a febbraio. La proroga è legata a questioni di carattere tecnico. Pochi giorni fa anche Confcommercio ha chiesto più tempo, denunciando un ritardo nell'adeguamento dei registratori di cassa. Insieme al cashback, la lotteria fa parte del piano di incentivazione delle spese tracciabili. Prevede estrazioni periodiche di scontrini, ai cui possessori verranno riconosciuti dei premi in denaro fino a 5 milioni per l'estrazione annuale. Gli interventi a favore delle imprese e degli autonomi sono stati annunciati dal viceministro Laura Castelli in una intervista a Il Fatto, dove ha parlato anche di una rottamazione quater per le cartelle e di un nuovo saldo e stralcio. Si tratta, in entrambi i casi, di aiuti a chi abbia conti in sospeso con l'Agenzia della Riscossione, l'ex Equitalia. Con la prima misura verrebbe estesa ai debiti contratti fino al 2019 la possibilità di regolarizzare pagando solo le somme dovute, ma non le sanzioni e la mora legate al ritardo. La seconda riguarda i contribuenti in difficoltà economica, che potrebbero mettersi in pari versando solo una parte delle somme dovute. Restano intanto in ballo altre due misure, la manovra e il milleproroghe. Dopo un passaggio lampo in commissione, la legge di bilancio arriverà al Senato oggi. Il governo porrà la fiducia, che sarà votata domani. A quel punto, solo due giorni prima della scadenza, la manovra sarà definitiva. Sul provvedimento c'è la polemica della Consulta Nazionale dei CAF, Centri di Assistenza Fiscale, che denuncia come la legge di bilancio abbia completamente omesso il tema delle risorse per le loro strutture, che resteranno così sprovviste, anche nel 2021, di sufficienti coperture finanziarie per erogare fondamentali servizi di assistenza fiscale ai cittadini, tra cui le dichiarazioni ISEE a partire dal prossimo gennaio. Sul mille proroghe i giochi non sono chiusi del tutto. Il Consiglio dei Ministri lo ha approvato il 23 dicembre, ma il provvedimento ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Alcune disposizioni hanno già creato tensioni in maggioranza, prima fra tutte quella sullo stop alle trivellazioni, inserito in una prima bozza e poi saltato. La misura è cara al Movimento 5 Stelle, che annuncia battaglia, presentando alle Camere un emendamento per prolungare il blocco ai pozzi, oppure chiedendo di inserire una norma ad hoc nel Ristori 5.